Santità, caro Papa Francesco, la ringraziamo con tutto il cuore per aver voluto questo incontro tra lei, Vescovo di Roma, e i suoi diaconi. Insieme con loro ci sono le loro famiglie, sono anche presenti gli aspiranti che stanno compiendo il cammino di preparazione per l'ordinazione diaconale. Quando nel 1982 fu ripristinato il diaconato permanente nella Chiesa di Roma, il documento a firma del cardinale Ugo Poletti, che sanciva questo ripristino, sottolineava due motivazioni. Una ecclesiologica, per cui nella struttura della Chiesa non poteva mancare il diacono, segno sacramentale e quindi rappresentante animatore della vocazione al servizio proprio di Cristo e della Chiesa sua sposa, chiamata anch'essa a servire. L'altra motivazione pastorale, una città come Roma, divenuta in poco tempo molto più grande, aveva bisogno dei diaconi perché l'evangelizzazione e il servizio della carità del Vescovo e della Chiesa raggiungessero tutti, soprattutto i più lontani e più poveri. Il documento citava l'esempio dell'istituzione a Roma nel III secolo delle sette diaconie, con lo scopo di garantire una presenza di Chiesa sempre più capillare. Il Papa, attraverso i suoi diaconi, si rendeva presente nelle situazioni più periferiche di povertà, di dolore, di lontananza dal Vangelo. Per noi, quindi, per i diaconi qui presenti e le loro famiglie, questo incontro ha un grande significato. Il legame tra il Papa e i diaconi della sua diocesi è profondo ed è il fondamento sacramentale del loro ministero. Vogliono salutarla a nome di tutti i presenti, il diacono Giustino, in questi giorni nominato direttore della Caritas diocesana, come l'avevo detto. E lo accompagna la sua sposa. E poi il diacono Andrea, che da 3 anni guida la diaconia di San Stanislao nel quartiere Don Bosco, e qui insieme a Laura, sua sposa, e alla loro famiglia. Grazie, Papa Francesco, per questo incontro. Grazie per quello che ci dirà. Grazie. Buongiorno, Santo Padre, carissimo Papa Francesco. Il cuore dei diaconi permanenti di Roma, delle nostre famiglie, è colmo di gioia e di gratitudine per essere qui con lei, con il Cardinale Vicario, Sua Eminenza Angelo De Donatis, e con l'Arcivescovo Giampiero Palmieri. Ci unisce a questo incontro, come una prolungata epifania, quello vissuto in San Giovanni al Laterano lo scorso 17 aprile, quando, per la prima volta nella storia della Chiesa di Roma, ognuno di noi ha ricevuto il mandato ufficiale e personale a vivere la diaconia evangelica nei luoghi assegnati per il nostro ministero. E che bello essere qui. Le porto il saluto affettuoso e fraterno di tutta la comunità del diaconato di Roma, anzitutto dei confratelli diaconi che non sono qui presenti fisicamente ma solo spiritualmente perché malati. Ci piace ricordare anche i 28 confratelli saliti al cielo negli ultimi anni. La Chiesa di Roma conta 137 diaconi permanenti, in gran parte sposati, con figli e nipoti. Abbiamo anche il dono di 3 diaconi celibi. Veniamo dalle più disparate esperienze lavorative. Le nostre storie personali di conversione confermano la creatività e la generosità dello Spirito Santo. La nostra media di età è di 65 anni, destinata ad abbassarsi, vedendo l'età dei 42 aspiranti. La nostra presenza è disseminata in gran parte nelle parrocchie, a volte nei servizi diocesani, negli ospedali, nelle carceri, nelle scuole, nelle università, nei luoghi di incontro, sulla strada dei giovani. Oltre la metà dei diaconi romani sono fortemente impegnati nel servizio ai poveri,
nella Caritas, soprattutto a livello parrocchiale, e 21 su 36 referenti Caritas di prefettura sono diaconi. Un numero significativo di noi è impegnato prevalentemente nell'annuncio e nella catechesi, mentre più ridotto è il numero di coloro che operano soltanto nel servizio della liturgia. In definitiva, i diaconi di Roma collaborano nelle tre dimensioni proprie del ministero diaconale e dunque nel servizio dell'annuncio della parola, della liturgia e della carità, ma in tutte queste tre dimensioni l'attenzione privilegiata è agli ultimi, ai piccoli, ai poveri, nella multiformità della loro purtroppo nutritissima presenza nella città eterna. Santità, lei ha definito i diaconi come i custodi del servizio nella Chiesa. È una grande responsabilità questa, che ci porta ad essere interroganti verso noi stessi, e le saremmo particolarmente grati se potesse aiutarci nel discernimento sulla volontà di Dio Padre verso un ministero destinato ad essere un tutt'uno con le nostre vite. Grazie infinite, Papa Francesco, e che Dio la benedica e la protegga sempre. Santità, sono ormai 3 anni da quando mi è stato chiesto di vivere questa missione a San Stanislao. Ricordo ancora quei giorni come momenti intensi di discernimento con mia moglie, soprattutto a partire dalla vita e dalle aspettative dei nostri 4 figli. Non è possibile condensare in poche parole le esperienze, i sentimenti, le riflessioni e soprattutto l'amore che hanno caratterizzato questo tempo. Quindi ho scelto di usare 2 simboli. Il primo simbolo è l'opera absidale che posizioneremo nella nostra chiesa, opera sulla quale ho riflettuto con il Cardinal Vicario, che è stato per me in questi anni veramente un padre premuroso. L'opera ricorda l'icona dell'Anastasis. Gesù risorge e nella sua resurrezione c'è il riscatto di Adamo ed Eva, prototipo di coloro che hanno sbagliato, che sono stati scacciati e messi fuori a causa del loro peccato. La vittoria di Gesù sulla morte è la vittoria sulle 1000 morti che attanagliano la nostra città e in modo particolare la periferia nella quale noi viviamo. In quest'opera si condensa l'annuncio bello che vogliamo portare. Non importa in quale morte sei finito, non importa se sei preso nei lacci degli inferi e ti stringono funi di morte. La resurrezione di Gesù può entrare nella tua vita e tirarti fuori, basta che ti lasci prendere per mano. Il secondo simbolo è la casacca dei volontari di San Stanislao, che io volentieri le ho portato in dono e fra poco gliela darò. Ed è rossa come lo Spirito Santo. C'è scritto scuola di fraternità. Quello che ci guida è il pensiero di fondo della Fratelli Tutti. Nessuno è solo. Nessuno si salva da solo. Le sofferenze di qualcuno non possono riguardare solamente lui. E poi ci sono 2 mani che si uniscono a formare un cuore. Non c'è differenza tra chi soccorre e chi è soccorso, c'è solo l'amore che spinge ed unisce. E poi c'è la croce posta sopra il cuore che ci ricorda Saint Charles de Foucault e quella frase evangelica che lo ha così contraddistinto: se il chicco di grano non muore, non porta frutto. Ed è proprio a partire da questa frase, se il chicco di grano non muore, non porta frutto, che io vorrei chiederle, Santo Padre, cosa oggi, in questo tempo, in questa città, lei si aspetta dai suoi diaconi. Grazie di cuore, pace e bene.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Grazie della visita. Vi ringrazio per le vostre parole e le vostre testimonianze. Saluto il Cardinale Vicario, tutti voi e le vostre famiglie. Mi rallegro che tu, Giustino, sia stato nominato direttore della Caritas. Guardando te penso che crescerà, tu hai il doppio di statura di Don Ben. Andà avanti. Come pure del fatto che la Diocesi di Roma abbia ripreso l'antica consuetudine di affidare una chiesa a un diacono perché diventi una diaconia, come ha fatto con te, caro Andrea, un quartiere popolare della città. Saluto con affetto te, tua moglie Laura. Mi auguro che non finirai come San Lorenzo, ma vai avanti. Visto che mi avete chiesto che cosa mi aspetto dai diaconi di Roma, vi dirò alcune cose, come faccio spesso quando vi incontro e mi fermo a scambiare due parole con qualcuno di voi. Partiamo riflettendo un po' sul ministero del diacono. La via maestra da percorrere è quella indicata dal Concilio Vaticano II, che ha inteso il diaconato come grado proprio e permanente della gerarchia. La Lumen Gentium, dopo aver descritto la funzione dei presbiteri come partecipazione alla funzione sacerdotale di Cristo, illustra il ministero dei diaconi, ai quali, dice, vengono imposte le mani non per il sacerdozio, ma per il servizio. Questa differenza non è di poco conto. Il diaconato, che nella concezione precedente era ridotto a un ordine di passaggio verso il sacerdozio, riacquista così il suo posto e la sua specificità. Già il solo fatto di sottolineare questa differenza aiuta a superare la piaga del clericalismo che pone una casta di sacerdoti sopra il popolo di Dio. Questo è il nocciolo del clericalismo, una casta sacerdotale sopra il popolo di Dio. E se non si risolve questo, continuerà il clericalismo nella Chiesa. I diaconi, proprio perché dediti al servizio di questo popolo, ricordano che nel corpo ecclesiale nessuno può elevarsi al di sopra degli altri. Nella Chiesa deve vigere la logica opposta, la logica dell'abbassamento. Tutti siamo chiamati ad abbassarci, perché Gesù si è abbassato, si è fatto servo di tutti. Se c'è uno grande nella Chiesa è Lui, che si è fatto il più piccolo e il servo di tutti. E tutti comincia da qui, come ricorda il fatto che il diaconato è la porta d'ingresso dell'ordine. I diaconi si rimane per sempre. Ricordiamoci per favore che sempre per i discepoli di Gesù amare è servire e servire è regnare. Il potere sta nel servizio, non in altro. E come tu hai ricordato che quello che io dico, che i diaconi sono i custodi del servizio nella Chiesa, per conseguenza si può dire che sono i custodi del vero potere nella Chiesa. Perché nessuno vada oltre al potere del servizio. Pensate su questo. Il diaconato, seguendo la via maestra del Concilio, ci conduce così al centro del mistero della Chiesa. Come ho parlato di Chiesa costitutivamente missionaria e di Chiesa costitutivamente sinodale, così dico che dovremmo parlare di Chiesa costitutivamente diaconale.
Se non si vive questa dimensione del servizio, infatti, ogni ministero si svuota dall'interno, diventa sterile, non produce frutto e poco a poco si mondanizza. I diaconi ricordano alla Chiesa che è vero quanto scoprì Santa Teresina. La Chiesa ha un cuore bruciato dall'amore. Sì, un cuore umile che palpita di servizio. I diaconi ci ricordano questo quando, come il diacono San Francesco, portano agli altri la prossimità di Dio senza imporsi, servendo con umiltà e letizia. La generosità di un diacono che si spende senza cercare le prime file profuma di Vangelo. Racconta la grandezza dell'umiltà di Dio che fa il primo passo, sempre, Dio sempre fa il primo passo per andare incontro anche a chi gli ha voltato le spalle. Oggi occorre fare attenzione anche a un altro aspetto. La diminuzione del numero dei presbiteri ha portato un impegno prevalente dei diaconi in compiti di supplenza che, per quanto importanti, non costituiscono lo specifico del diaconato. Sono compiti di supplenza. Il Concilio, dopo aver parlato del servizio al popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità, sottolinea che i diaconi sono soprattutto dediti agli uffici della carità e dell'amministrazione. La frase richiama i primi secoli, quando i diaconi si occupavano a nome e per conto del vescovo delle necessità dei fedeli, in particolare dei poveri e degli ammalati. Possiamo attingere anche alle radici della Chiesa di Roma. Non penso soltanto a San Lorenzo, ma anche alla scelta di dare vita alle diaconie. Nella grande metropoli imperiale si organizzarono 7 luoghi distinti dalle parrocchie e distribuiti nei municipi della città in cui i diaconi svolgevano un lavoro capillare a favore dell'intera comunità cristiana, in particolare degli ultimi, perché, come dicono gli Atti degli Apostoli, nessuno tra di loro fosse bisognoso. Per questo a Roma si è cercato di recuperare questa antica tradizione con la diaconia nella chiesa di San Stanislao. So che siete ben presenti anche nella Caritas e anche altre realtà vicine ai poveri. Così facendo non perderete mai la bussola. I diaconi non saranno mezzi preti o preti di seconda categoria, né chierichetti di lusso. No, su quella strada non si cammina. Saranno servi premurosi che danno da fare perché nessuno sia escluso dell'amore del Signore e tocchi concretamente la vita della gente. In definitiva, si potrebbe riassumere in poche parole la spiritualità diaconale, cioè la spiritualità del servizio. Disponibilità dentro e apertura fuori. Disponibilità dentro e apertura fuori. Disponibili dentro, di cuori, pronti al sì, docili, senza far ruotare la vita attorno alla propria agenda. E aperti fuori, con lo sguardo rivolto a tutti, soprattutto a chi è rimasto fuori, a chi si sente escluso. Ho letto ieri un passo di Don Orione che parlava dell'accoglienza dei bisognosi. E lui diceva, nelle nostre case, parlava ai religiosi della sua congregazione, le nostre case devono essere accolte, deve essere accolto ognuno che abbia un bisogno, qualsiasi tipo di necessità, qualsiasi cosa, anche chi abbia un dolore. E questo mi piace.
ricevere non solo i bisognosi, ma quello che ha un dolore. Aiutare questa gente è importante, confido a voi questo. Circa quello che mi aspetto dai diaconi di Roma, aggiungo ancora tre brevi idee, ma non spaventatevi, sto finendo già, che non vanno nella direzione delle cose da fare, ma delle dimensioni da coltivare. In primo luogo mi aspetto che siate umili. È triste vedere un vescovo e un prete che si pavoneggiano, ma lo è ancora di più vedere un diacono che vuole mettersi al centro del mondo, o al centro della liturgia, o al centro della Chiesa. Umili. Tutto il bene che fate sia un segreto tra voi e Dio, e così porterà frutto. In secondo luogo, mi aspetto che siate bravi sposi e bravi padri. E bravi nonni, no? Questo darà speranza e consolazione alle coppie che stanno vivendo momenti di fatica e che troveranno nella vostra semplicità genuina una mano tesa. Potranno pensare, guarda un po' il nostro diacono, è contento di stare con i poveri, ma anche con il parroco e persino con i figli e con la moglie, anche con la suocera, è molto importante. Fare tutto con gioia, senza lamentarsi, è una testimonianza che vale più di tante prediche. E le lamentele fuori, senza lamentarsi. Ho avuto tanto lavoro, niente. Mangiate queste cose fuori. Il sorriso, la famiglia, aperte alla famiglia, la generosità. Infine, terza, mi aspetto che siate delle sentinelle. Non solo che sappiate avvistare i lontani e i poveri, questo non è tanto difficile, ma che aiutate la comunità cristiana ad avvistare Gesù nei poveri e nei lontani, mentre bussa alle nostre porte attraverso di loro. È una dimensione anche, dirò, catechetica, profetica, no? Del sentinella profeta catechista che sa lui vedere oltre e aiutare gli altri a vedere oltre, vedere i poveri che sono lontani. Potete fare vostra quella bella immagine che sta alla fine dei Vangeli, quando Gesù da lontano chiede ai suoi: non avete nulla da mangiare? E il discepolo amato lo riconosce e dice: è il Signore. In qualsiasi necessità, vedere il Signore. Così anche voi avvistate il Signore quando in tanti suoi fratelli più piccoli chiede di essere nutrito, accolto e amato. Ecco, vorrei che questo fosse il profilo dei diaconi di Roma e di tutto il mondo. Lavorate su questo. Voi avete delle generosità e andate avanti con questo. Vi ringrazio per quello che fate e per quello che siete e vi chiedo per favore di continuare a pregare per me. Grazie. Domino Hoviscum, sin nomen Domini Benedictum, aiutorium nostro in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.